Salve a tutti amici di Alfo Smartphone. Oggi abbiamo davanti a noi uno dei dispositivi forse più chiacchierati di questo 2015, ovvero Asus Zenfone 2. La variante che stiamo provando è quella con display Full HD, 32 GB di memoria interna e ben 4 GB di memoria RAM, ovvero la versione top di gamma. Poi abbiamo quella da 64 GB di memoria interna, ma per il resto non cambia nulla. Andiamo il dispositivo, ricordo che ci sto mandato da amici di Grosso Shop ed è disponibile sul loro sito a circa 275 euro. Andiamo ad aprire la confezione, troviamo al suo interno il dispositivo che in colorazione grigia, come potete vedere, una colorazione molto bella e di plastica dietro, non in alluminio come può sembrare, una plastica che sembra alluminio spazzolato. Devo essere sincero, una back cover davvero molto bella. Il dispositivo, come vi ho detto, è la versione top di gamma, quindi quella da 4 GB di memoria RAM. Quindi abbiamo poi al suo interno anche un processore Intel quad core 1.83 GHz e completano le caratteristiche una fotocamera da 13 megapixel con doppio flash LED. Il design, devo essere sincero, non mi piace tantissimo perché riprende forse anche un po' troppo i dettami stilistici di LG, soprattutto con LG G3. Guardate un po', soprattutto con i tasti volume sul retro, questa bombatura, questa curvatura. Insomma, secondo me Asus poteva fare qualcosina in più. Il dispositivo è anche bello pesante da tenere in mano, però poi di questo ne parleremo nella recensione completa che come sempre troverete poi sul nostro sito. Andiamo a vedere cosa troviamo all'interno della confezione di vendita. Abbiamo un po' di manualistica rapida, ma in cinese, quindi è anche inutile. Abbiamo poi il cavetto USB, micro USB. È un caricatore con presa cinese, ma Grosso Shop vi manderà anche un adattatore per le prese italiane. E andiamo a vedere l'output che è da 1.35 A. Avrei preferito, devo essere sincero, un caricatore da almeno 2 A, perché infatti il caricatore forse è un po' sottodimensionato rispetto alla grande batteria che troviamo all'interno del dispositivo, e quindi abbiamo dei tempi di ricarica un po' più lunghi, ma insomma alla fine niente di preoccupante. Quindi, come detto, per il momento è tutto. Ci risentiamo nei prossimi giorni, come sempre, sul nostro sito www.alfosmartphone.org, sul quale troverete la recensione completa di questo e di altri dispositivi. Per il momento è tutto, da un saluto da Giuseppe per Alfo Smartphone.